Vi ho portato in una magnifica azienda, oggi siamo a Madonna dei Cavalli in provincia di Cuneo, però vicini a Canale, sì? Un po' una cosa così. E diciamo che siamo proprio nel cuore del Roero e proprio oggi parleremo insieme ad Andreina Tarasco, moglie di Fabrizio Pinsoglio, di questa azienda che scopriremo insieme. Va bene. Prima di tutto ci tenevo, perché è sempre un punto di partenza questa scatola di conchiglie e non solo. Siamo nel Roero, il Roero è comunque questo che vedete qui in questa scatola. Cioè, territorio. Territorio. Ci sono le conchiglie perché comunque qui sappiamo c'era il mare. Ed è quello che comunque ha dato un segno forte ai terreni comunque delle nostre colline. Quali sono le uve che coltivate? La prevalenza è sicuramente l'Arneise e il Nebbiolo, perché sono comunque i due vitigni che sono sotto la denominazione Roero, e Roero vuol dire appunto Roero Arneise o Roero Bacca Rossa, quindi Nebbiolo. Ecco, quella sarà poi una domanda che ti faccio più avanti e sì, mi farà piacere dopo tua risposta. Ovviamente coltiviamo i vini di territorio, quindi ci spostiamo sulla Barbera e anche su altri, appunto sul Nebbiolo d'Alba, ma visto come denominazione Nebbiolo d'Alba e non Roero. Certo. È molto diverso. Quindi quante sono nella totalità le bottiglie che producete? Ma guarda, varia da annata a annata e dal lavoro che poi arriva in cantina, perché noi di base decidiamo che se un'annata non ci soddisfa, il prodotto non va in bottiglia, e quindi può variare dalle 40.000 alle 40.042. Oggi assaggeremo anche un'anteprima, sì, un nuovo vino, un Roero Arneise bianco, sì, ottenuto da uve Arneise in una zona molto particolare dove c'è anche questa panchina gigante, la numero, sì, 47. Sì, esatto, è la numero 47, la panchina di Madonna dei Cavalli. Questo Arneise è diverso perché? Perché il primo ovviamente ha un suo percorso in acciaio, questo è un Arneise che abbiamo proprio voluto dedicare a quella vigna. È un Arneise che uscirà tardi rispetto alle annate normali, quindi un'uscita estiva, e ha delle caratteristiche ovviamente legate a un invecchiamento prolungato in cantina. Bene, ricordiamo anche che l'azienda Pinsoglio fa parte di tutte le aziende di Sommelier Friend in Cantina, l'applicazione che serve proprio per incontrare queste aziende. Io ringrazio Andreina, ma soprattutto levo il calice, in alto il calice. Salute, viva il Roero!